27 gennaio, giornata della memoria. Si commemorano le vittime dell'Olocausto. A Napoli, in prefettura, consegnate medaglie d'onore ai familiari di 32 deportati ed internati nei lager nazisti che vivevano in città, ma anche nei comuni di Gragnano, Massa Lubrense, Meta e Piano di Sorrento, Sorrento, Portici, Torre Annunziata e Vico Equense. Valorizzare la memoria significa anche non pensare soltanto a un sentimento del passato, ma pensare anche ai pericoli che ci sono nella società di oggi, che possono nascere dal risorgere di ideologie o di tendenze suprematiste o discriminatorie. L'onorificenza è stata ritirata anche dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa in ricordo del padre Nicola, che non era ebreo, ma nel settembre 43, a 18 anni, fu catturato dalle truppe tedesche a Napoli e dopo più di 2 anni di prigionia in Sassonia riuscì a scappare e a far rientro in Italia a piedi. Nicola Costa è deceduto nel 1997. Non ne parlava mai, però aveva redatto, che noi conserviamo, un diario dove racconta le violenze, le brutalità, l'aggressività, la mancanza di amore di questi carcerieri, però dove racconta anche la solidarietà tra quelli che erano stati internati come lui, l'aiuto. Questo diario per noi oggi rappresenta il ricordo vivo di papà, che ci dice che mai più.